Ecco. Scusate, dovevo avere un bicchiere d'acqua. Nello scorso episodio non ho bevuto neanche una goccia d'acqua. Dovevo rimediare adesso. Ciao a tutti ragazzi, ciao gente, benvenuti a questo nuovo video. Oggi siamo entrati su Monster Hunter Generations Ultimate. L'ultima volta, per chi non avesse visto la scorsa puntata, lasciando la parentesi di io che avevo realizzato che la mia scorta d'acqua che ormai mi metto sempre a fianco quando registro si è esaurita, e quindi prima di cominciare la puntata sono dovuto da un attimo in cucina a fare rifornimento. Abbiamo cacciato un Kaze e un Brangoga molte altri, con entrambi di notte. Perché devo specificare che hanno entrambe di notte le cacce? Non lo so, volevo specificarlo perché avevo notato questo elemento in comune. Quindi oggi abbiamo da fare queste ultime due missioni qua per chiudere temporaneamente le missioni a difficoltà 8 stelle, perché poi dobbiamo fare il giro delle vignette gialle e vedere di sbloccare le varie possibili missioni richieste. Partiamo con questa. Lotta selvaggia che chiede di catturare una ratiana all'isola deserta. Già che si tratta di una cattura, sarà soggetto di grandi ansie dalla sottoscritta, perché nelle missioni di cattura ho sempre l'ansia di uccidere il mostro, cosa che mi riesce molto bene, soprattutto quando sono presa bene. Quindi ecco, esatto. Allora, metti la trappola coperta, trappola scossa e poi le bombe soporifere, eccole qua. Vai. Mi spiace per la discrezione sull'argomento, ma il mio signore, che deve restare anonimo, desidera che catturi una regina viva. Temo di non essere all'altezza del compito, ma non posso proprio rifiutare. Allora ci penserò io. Che culo, sono finita l'accampamento, così ho la mappa immediatamente, grazie. Durante l'ultima missione di cattura ho scoperto che anche... E voi direte, Giada, ma è ovvio, anche la trappola velenosa di Barbara può essere considerata come trappola per la cattura. Voi mi direte, Giada, ma è ovvio. Eh sì, il fatto è che io pensavo che non funzionasse per il fatto dell'avvelenamento. Vabbè, vabbè. Tralasciando le turbe mie, credo che la ratia sarà qui alla 5, a bere un po' d'acqua. No. Ho creduto male, le mie idee sulla ratia ne erano legate. Raccoglio un po' di corazze qui, già che ci siamo. Secondo me era la 3, adesso ora che raggiungo la 3 si sposta la 5. Sì, secondo me adesso è andata la 2 o la 5. Ho girato in tondo, che bello quando giro in tondo, è sempre bellissimo. Dai, prendi un po' di miele qua, che sono... Ho incominciato ad usare le mega pozioni da un bel po', quindi sarà meglio che... Prenda un po' di miele, dai, 2 unità, va benissimo. Va benissimo. Allora, la ratia sicuramente se va a dormire va alla 8, perché c'è il nido. Eccola! Era un 50-50, o all'inizio era la 5 o la 3, io ovviamente ho sbagliato. Piccolina questa ratia per essere in una missione di alto grado. L'ultima che abbiamo battuto era nettamente più grossa. Ma perché, porca te... Ok, no! Ah, non posso, non riesco neanche... A posto!
Aia! Ho dimenticato di portarmi l'antidoto, ora che ci penso, parlando di veleno, vabbè, fa lo stesso. No, mi corre addosso, no, non corre. No, ma basta, tira i calci, Atian. Sapete, se la metti un calcio sono morta. Bevi. Vai, prendi la Poveros che se ne frega di tutte le altre, delle altre due. E cade a terra! Barbara e Mandola sono KO! Porca troia! Ma no! Raga, secondo me è quasi fatta, sapete, a livello di danni. Mi preparo già a piazzare la trappola io. E se ne va alla 2. Alla 2 mi sembra, sì. Devo tenere d'occhio di quando anche Barbara piazza la sua trappola, perché se la piazza lei vuol dire che siamo. È quasi il momento di praticamente di prenderla. Nella maggior parte, infatti, eccola qua, vediamo se ce la facciamo. Dai, su, vieni qui, vieni qui, vieni qui. Vediamo se la prendiamo. No, non la prendiamo. Se dura più di 3 bombe in faccia vuol dire che... Se dura più di 2 bombe soccorite, scusatemi, vuol dire che non è ancora ora di prenderla. Mica se l'ho zittita. Raga,
Raga, però gli ho rotto tutto, cioè, gli ho rotto tutto, secondo me. Se ne va, secondo me ora va a dormire. No, sicuramente è andata, cioè, o a nord o alla 3. Stupido veleno. Levati. Arriva. Da lontanissimo. Secondo me, ragazzi, adesso posso prenderla, vediamo. Dai, vieni qui. Dai, vieni qua. Minchia, ragazzi. Raga, ma quanto a Cristo ne manca? C'ho paura di ucciderla, Cristo! Mammandola, in tutto questo te come sei arrivata a Bozzolo? Come ci sei arrivata a Palermo? Come ci sei arrivata dalle sangue d'Egitto, mandorla? Secondo me va via. Oh, zoppica. Credo che questa, ragazzi, sia la volta buona, sì. Mica una bomba le bastava adesso. Una bomba, era talmente stanca che bastava una bomba. Secondo me una bomba, perché anche sbavava perché aveva fame, quindi ne è bastata una. Mia, ragazzi, che ansia queste missioni di cattura, che ansia. Belle perché ti danno un sacco di ricompense alla fine, però che ansia. Scaglia più, vabbè. Dico, mi sono preso uno spavento. Tanto le baba salgono a livello 31. Bene, ma adesso è il momento del Basagios. So, il Basagios, per chi non se lo ricordasse, è il cucciolo di Gabios. Ed è un mostro che quando nasce si ricopre di massi. Oppure la sua corazza è fatta di pietra, non me lo ricordo bene se si ricopriva prima lui di pietra o se la pietra cresceva naturalmente su di lui. In ogni caso, è risaputo che il Basagios è più resistente del Gabios per quanto riguarda la corazza, perché è ancora piccolino e quindi deve essere difeso dai pericoli. Infatti l'adulto è quasi più facile da uccidere rispetto al Basagios. Una roccia come tante, caccia un Basagios fa la palude. Lui ricordo che non va nelle caverne, quindi evito di portarmi la bevanda calda. Ho mangiato, perfetto, ho ricontrollato perché non sia mai che
Io intanto sto facendo cuocere di missioni in missioni vai i pesci che ho pescato. Vediamo un po' rumori di fondo. Accidenti, che sorpresa! Mi avevano parlato di una roccia da spostare alla palude, ma quando ho provato a muoverla con le mie braccia fortissime, mi sono accorto che era un Basagus. Forse è più un lavoro per te. Ho letto giusto? Sì. Sì. Che lettura svelta! Cioè, che lettura rapida che ho avuto. Allora, visto che c'hai Basagus nei dintorni, troveremo più rocce che assomigliano alla sua schiena nelle varie aree, ve lo dico già. Il Basagus si riconosce perché la sua schiena ha un colorito più chiaro. E in ogni caso basta fare così. Ok, perfetto, era lui questo. Buongiorno signorino, buongiorno signorino, è piccolo. Madonna, c'ha un ruggito fortissimo per essere un cucciolo, eh. La prendo solo, infatti prendo solo per la difesa le polveri. Allora, un punto bellissimo da far fuori a Basagus la pancia, perché se gli fai fuori la pancia c'hai poi un punto, cioè gli fai un botto di danni in pratica. E il modo migliore però per la pancia è montarlo due volte. Prima però, quando lo monti per la prima volta, automaticamente gli monti sulla schiena, normale. Ecco, così. Poi la seconda volta che gli monti, che gli hai rotto la schiena, attenzione. Tac! Perfetto, gli ho rotto la schiena sopra. Adesso la prossima volta che lo monto gli monterò in pancia direttamente. E se gli spacco la pancia gli faccio poi un botto di danni critici e praticamente finisco la caccia presto. Quindi la strategia migliore con il Basagus e poi anche con Gravius è quella di rompergli la schiena e la pancia il prima possibile. Ok, adesso l'ho buttato a terra, ma che palle quando non mi dà il... Ok, poi che palle quando mi dice ok, l'hai buttato a terra però non puoi montarlo, che fastidio. Ok, vai. Vai così! Vai, pugnalalo! Pugnalalo! Vai così, obiettivo secondario completato! Ma... fa troppo che dei Basagus sotto sopra! Oh, sbaglio e ho immune ruggito quando ho preso tutte e tre le polveri. Ah, quindi con Basagus in verità sono immune al ruggito quando ho preso tutte e tre le polveri. Buono sapersi. Madonna, ragazzi, adesso che gli ho rotto la pancia gli faccio tanto di quel danno che neanche in 10 minuti lo uccidiamo. Ok, adesso lui comincia a sparare magma. Vai, sì, scatenati, scatenati! Aia. Mi servirebbe la porta chiusa? Mi servirebbe la porta chiusa? Necessiterei la porta chiusa? Taglio tattico. Ho scoperto che con l'applicazione che ultimamente uso, ho scoperto e che ora uso sempre per montare i video e mettere l'auto di 30 secondi alla fine,
che posso dividere con praticità i video in più clip, quindi adesso qui avevo fatto un taglio tattico, non rimettendo fondamentalmente durante l'editing il video due volte, perché all'inizio facevo così. Vai! Ecco, il gag si gioca alla pecca quando lo vedremo, che lui quando mi copia con la coda, come tutti gli altri mostri, mi butterà giù quando mi prende. Guarda che male in pancia che io ho fatto. È caduto a terra. Io ho fatto talmente male da farlo cadere a terra. Raga, tutte le altre parti poi del masario non so come si possono fare fuori. Cioè, io non posso fare fuori in ogni caso. Solo la pancia posso far fuori. Aia. Occhio che scorreggi qui il veleno, ecco fatto. Aia, vabbè, chi se ne frega. Occhio che scorreggia, tuc. Dove te ne vai? Lui si sposta scavando, dove te ne vai? Quando fa sto cogito divento sorda, con cogito di quando è incazzato invece non divento sorda. Ecco, adesso divento sorda per forza perché, ecco, è finita la carica, sai com'è. Aia! Sto per svenire! Sto per svenire. Aia. Andrea Bava sono andato, fantastico. Zoppica! Ok, mi fai vedere dove vai, fantastico. Non sai come una giornata che con quale chissà quale potere riesce a teletrasportarsi dall'8 alla 2. Scende molto in profondità per arrivare immediatamente là. L'ho schivata, non so come! Questa non la schivo, non la schivo. Ok. Scorta è consegnata adesso, ciao, ciao, ciao ragazzi, ciao. Io qui praticamente ho finito. No, meglio che non lo dica, adesso spiego come un ebete come minimo. Comunque tu se vai a dormire, vai a dormire alla 2, lo so io. Se non vai nelle caverne, sono troppo anguste le caverne. Come minimo te c'hai paura del buio.
Vai la 2, vero? Vai la 2, vero? Guarda, non me lo dice, ma sicuramente è un sì. Vediamo, vediamo se c'è Zecco, vediamo se lo conosco, vediamo se lo conosco. Se sei prevedibile. Io avevo già preparato la battuta. Ma poi il sonnifero lui, è vero, lui c'ha... È multitasking lui da suon di Malus. Guarda, bruciatura, veleno, sonno. Gli manca solo la paralisi e poi c'ha il set completo di Malus. Proprio un carro armato. Vai, vai, perfetto. A malapena 10 minuti le ho toccate, cavalite, ok, le ho toccate appena finito, ho visto. Questo ragazzi è Basagios, come avete notato basta spaccargli la pancia e diventa tutto più rapido. Io durante le mie prime partite non sapevo neanche che riusciva a montargli in pancia, sapete come l'ho scoperto? Quando durante la seconda partita provai a giocare tutto con calma e scoprì con Feline, con le missioni del cacciamiao, che effettivamente si sporcherà a spaccare la pancia montandone in groppa. Se questo episodio su Master Hunter Generations Ultimate vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace, ricordatevi di iscrivervi al canale se volete continuare a seguire i miei video. Nel caso in cui teniate di essere persi qualcosa, vi ricordo che di tanto nella sezione community qua sul canale YouTube posto qualche cosa sulla canale, vabbè. Per concludere, in descrizione a questo video trovate il link a playlist completa su questo gioco e il link al mio profilo Instagram. Detto questo, io adesso registro subito le puntate di domani e noi ci rivediamo alla prossima! Perché sono lanciata, sì, comincio a registrarle già adesso, però prima lettura dei materiali. Carapace, più duro della corazza di Basagios, questo materiale è chiamato anche gravite. Sacco inferno, sacco inferno, sacca tossine. Minimo questo come le mucche, c'ha invece che tre stomaci, tre sacche. Carapace, tossina, ara. Ma perché è molto difficile da lavorare e da ricavare, grazie per avermelo dato come ricompensa. Io non ce l'avrei mai fatta, oltre che lo rompendo la parte.